Si ridisegna l'architettura istituzionale dei nostri territori, sia all'interno che all'esterno. Noi vogliamo essere protagonisti in Europa, nella nascitura Euroregione Adriatica, ma non ci vogliamo andare con la solitudine dell'Abruzzo, ci vogliamo andare con il progetto di tre regioni, Molise, Abruzzo e Marche, anche perché in tre costituiscono un ambito ottimale regionale dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, dal punto di vista dell'offerta formativa universitaria, dal punto di vista anche della tutela del paesaggio, dal punto di vista dell'attrazione degli investimenti. Insomma, in Europa non ci vogliamo andare claudicanti, senza pensiero e senza progetto, ci vogliamo andare forti, coesi, competitivi. Recuperiamo il senso della storia passata, perché già attorno all'anno 1000 ci fu un'alleanza di questo tipo. Lo vogliamo rideclinare cercando una storia ed una identità al futuro. In concretezza, quanto ci vuole per realizzare un progetto così? Ci sono gli strumenti anche normativi, c'è la nuova carta costituzionale novellata in corrispondenza dell'articolo 117, il comma 3 e il comma 8 ci aiutano perché favoriscono le intese tra le regioni per affrontare materie comuni. E poi c'è anche il regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo che in corrispondenza della delibera del 5 di luglio del 2006 hanno dato luogo all'istituto del GECT, che è il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che facilita, favorisce proprio questo livello di infrastrutturazione combinata, convergente, tra regioni, non solo di un sistema paese-nazione come sono le regioni italiane, ma anche con città e collettività dell'altra parte dell'Adriatico. Questo lo si fa altrove in Europa, lo dobbiamo fare anche noi in questa nostra bella realtà.